Ale, ma alla fine cosa facciamo stasera? Stasera birretta al Cir, sereni, 7:30, abbiamo già il tavolo. Ma chi c'è? Sì, c'è Giulia, Frank, soliti, poi c'è Johnny. Johnny? In town of Louisiana, one in New Orleans. We're back among the bro, one in Evergreen. Stony, one in Cabby, one in Wetzel Woods. We never leave the town, one in Evergreen. We never let it come right and run so well. I could have blinked it out when the run go back. Go, go! Go, Johnny, go be good. Go, Johnny, go, go, go. Bella a tutti ragazzi, di nuovo benvenuti da Fuerteventura da me e Alessandro, che per chi non lo conoscesse ci siamo incontrati qui a Fuerteventura e ha iniziato a suonare grazie a chitarra digitale. Yes. Quindi tanta roba. E adesso? Alunno che adesso fa parte del canale ragazzi, quindi attenzione, prima di insegnarvi Gianna Be Good, quindi spero vi sia piaciuto lo schiaccettino. Vi volevo avvisare della nuova notizia, che sono aperti gli abbonamenti, quindi il tasto abbonati di fianco al mio canale iscriviti, di fianco a iscriviti c'è abbonati, in cui finalmente posso offrire dei servizi che a voi sicuramente serviranno. Potete scrivermi in chat su WhatsApp, quindi veramente una cosa fighissima, posso fare delle live mensili, quindi solo con gli abbonati appunto, per chi vuole supportare il canale, quindi possiamo fare delle live insieme in cui vi insegno a suonare la chitarra, quindi pochi ma buoni, e possiamo addirittura, potete richiedere delle lezioni private con me, quindi molto interessante, su Google Meet, in cui andiamo a risolvere i problemi insieme, ok? Quindi informazioni trovate in descrizione o comunque di fianco al tasto iscriviti di YouTube c'è il tasto abbonati, in cui potete vedere insomma tutte le info, ok? Quindi direi di iniziare a non perdere più tempo con Gianna Be Good, ok? E vediamo un po' come l'ha suonata, come la suoniamo Alessandro, come l'ha suonato, che è molto figo secondo me, ok? Allora iniziamo con, diciamo che è un piccolo blues, quindi mettiamo il nostro primo dito sul secondo tasto della terza, quarta corda, ok? Lasciate stare che non abbiamo una corda, ma oggi la cambiamo. Incidente di percorso. Incidente di percorso, quarta corda, secondo tasto, ok? E facciamo questa cosa qui, vai. Come vedete, quindi primo dito sul secondo tasto della quarta corda, andiamo a alternare il quarto tasto con il nostro secondo tasto. Quindi facciamo questo blues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oh. Vai, vai, fai vedere. 1, 2, 3. Yeah. E poi scendiamo giù di una corda e facciamo la stessa cosa. Quindi dalla quarta corda andiamo sulla terza corda, ok? Zoomiamo un pochettino. E andiamo appunto col secondo tasto sulla terza corda e quarto tasto sulla sempre terza corda. Quindi alterniamo sempre blues, vai? Ovviamente suoniamo solo due corde, ok? Quindi suoniamo la corda del basso, che è quella sopra, e la corda che andiamo a suonare, ok? Quindi fai vedere. Ovviamente Gianna Be Good deve essere suonata veloce e quindi oh, nuova parte, quindi andiamo a fare questa specie di power chord sul, abbiamo il nostro settimo tasto, ok, della quinta corda. Andiamo poi a mettere, fare il power chord, quindi mettiamo sul nono tasto della quarta corda, ok? Quindi questo è un power chord. Andiamo ad alternare il mignolino. Ok. E poi scendiamo giù di due. Per poi ritornare appunto sul nostro primo accordo di blues, ok? In totale viene così, lentamente, vai. Deep down in Louisiana was in New Orleans. And we turn around watching Evergreen. Scendiamo. This is what we're coming in the sofa. With you as you know what you're out of town.
Come abbellimento possiamo aggiungere questo accorgimento, ok? Quindi siamo sempre con il nostro primo dito sul secondo tasto della quarta corda e alterniamo. Andiamo ad aggiungere il mignolino sul quinto tasto. Quindi... ragazzi, quindi da me è Alessandro, è todos, ok? Via Alessandro, fatti vedere, dove sei? Dove sei? Ok? Bella. Quindi vi ricordo che Alessandro è top perché lo sto facendo entrare nel canale perché lui ha imparato a suonare con chitarra digitale, ci siamo incontrati a Fuerteventura, quindi secondo me è veramente una bellissima cosa far vedere anche come Alessandro, insomma, suona la chitarra e ha imparato a suonare grazie a chitarra digitale e anche ovviamente alla sua esperienza, che ha iniziato a suonare da solo dopo il corso. Lui suona da circa 2 anni. Sì, 2 anni. Quindi veramente interessante come un metodo con... Ho progredito, ma perché io magari poi ho i turni tuoi. Sì, certo. Poi ovviamente ho suonato anch'io per conto mio. Però magari la stessa canzone, per esempio anche Satisfaction che abbiamo fatto. Sì. Il ritmo ci puoi fare. Però anche con i tuoi ritmi, eccetera, con le lezioni inizi a fare un po' di palmuting, inizi a fare robe diverse, la fai in maniera diversa, esatto. E quindi riesci a avere anche un po' più di autonomia, certo. Infatti è quello che cerco di dire sempre, ovviamente, ragazzi. Quindi spero vi sia piaciuto, vi ricordo che ho lanciato per dicembre la sezione abbonati, quindi possiamo fare delle cose insieme per chi vuole, insomma, imparare e non più solo dai tutorial di YouTube ma anche qualcosa di più concreto, ok? Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.